Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Honkai Star Rail ed oggi cominciamo il World 5. World 5 che in realtà non sono riuscito a fare su Twitch, però ho fatto per conto mio. E sinceramente non pensavo neanche di farcela, cioè stavo provando solamente per poi registrare effettivamente questo video guida proprio per aiutare magari chi avesse delle difficoltà. Perché il mondo 5, a differenza degli altri mondi, può essere tranquillamente completato anche ad Equilibrium 2, quindi con i personaggi a livello 50, però effettivamente bisogna avere dei piccoli accorgimenti che sicuramente aiuteranno il giocatore in generale. Intanto io ho preso anche i punti per l'ability tree e me lo sblocco intanto, porto avanti la baracca, mettiamola così. E come vi stavo dicendo prima, ci sono dei piccoli accorgimenti che ovviamente tendo a sottolineare per il mondo 5, perché a differenza degli altri, il mondo 5 inizia già comunque ad essere un contenuto un po' più impegnativo, soprattutto se non si prendono appunto questi piccoli accorgimenti. Quali sarebbero questi piccoli accorgimenti? Innanzitutto avere comunque personaggi e lightcon al 50, quindi arrivare fino al massimo delle vostre possibilità con i personaggi che intendete per l'appunto utilizzare in questa sessione. Successivamente aumentare tutti i tratti possibili e immaginabili, quindi tutti i traces portati al massimo delle vostre possibilità. E poi un'altra cosa che secondo me fa la differenza sono il gear, ovvero gli equipaggiamenti, le relics. Relics portate almeno a livello 9, se le avete viola, giustamente. Con ovviamente le statistiche o comunque con le main stat corrispondenti al kit del vostro personaggio. Che cosa intendo con questo? Che se io per esempio vado a guardare il mio Gepard, per esempio, le relics per lui sono ovviamente a livello 9 perché ce le ho viola, non le porto al massimo perché ovviamente sono un dispendio di risorse in più, però diciamo che almeno al 9, giusto per assicurarmi magari l'aumento e l'ottenimento di tutte le altre substats, lo faccio, le porto ovviamente a livello 9. Ma la cosa fondamentale da avere più che i quattro pezzi magari dello stesso set, che in questo caso mi è andata di fortuna da un certo punto perché ho preso un set che comunque per Gepard va bene, quindi posso comunque utilizzare questo set. Ma la cosa importante è che quando ovviamente si vanno a costruire comunque dei personaggi e si tende a dare a dei personaggi delle relics, bisogna guardare effettivamente questa, ovvero la statistica in arancione. La statistica in arancione rappresenta la statistica principale, ovvero quella statistica che caratterizzerà quell'equipaggiamento praticamente sempre, quindi non potrà essere cambiata, non potrà essere, cioè potrà aumentare di livello, ma non potrà essere modificata, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda Gepard, ovviamente, che cosa si intende come statistica giusta? Ovviamente la difesa, perché nella testa e nelle mani, ciao ciao, no, per dire, nella testa e nelle mani ovviamente non si potranno cambiare queste main stat, saranno sicuramente per la testa HP e sicuramente attacco per le mani, un po' come su Genshin, no? La stessa identica roba. Mentre invece per quanto riguarda il corpo e i piedi, dobbiamo prendere la statistica giusta, che per Gepard è assolutamente la difesa. Quindi se io già trovo difesa e difesa, comunque doppia difesa, assolutamente sì. Anche in questo caso abbiamo difesa e difesa, anche HP che va bene per Gepard, quindi diciamo che queste sono appunto le statistiche principali che tendo ad avere sul personaggio. E inoltre, facendo anche qualche calcolo e vedendo un pochettino anche com'era la distribuzione delle statistiche grazie ai bonus che si ottengono dai set, è molto più conveniente avere la main stat in questo caso, quindi per ogni equipaggiamento la statistica principale è corretta piuttosto che tutto il set. Perché se anche voi doveste avere comunque delle percentuali di difesa, per esempio più basse, che vengono moltiplicate per il 15%, ad esempio in questo caso, no? Che comunque aumentiamo la difesa del nostro 15%, se noi abbiamo una difesa bassa non serve a niente. Quindi tanto vale meglio avere anche pezzi di set diversi, ma che abbiano comunque le statistiche giuste, perché altrimenti col calcolo che ti vai a fare perdi, perdi
perdi tante statistiche. Quindi è la cosa importante questa. Infatti il mio Jeopard adesso arriva a 1500 di difesa, che è una cifra del tutto rispettabile, soprattutto per questo setup. Inoltre la cosa più importante è che in questa battaglia verrà sbloccato l'ultimo patto che è possibile selezionare all'interno del gioco, ovvero il patto dell'abbondanza, quindi il patto Abundance, che qui gioca un ruolo fondamentale. Gioca un ruolo fondamentale soprattutto per il potenziamento che vedremo dopo. Il team che io andrò ad utilizzare e che sicuramente non andrò a cambiare, anche perché fortunatamente possiedo comunque un bel, diciamo, un bel roster di personaggi, quindi sono pieno comunque di personaggi utili e anche abbastanza forti, sarà sicuramente Jeopard, il mio main character però fisico, perché il boss finale è debole a fisico, vento e immaginari, Bronya e Natasha. Questo sarà il mio setup, semplicemente perché Bronya e Natasha qui, insieme ovviamente al patto, giocheranno un ruolo fondamentale. Saranno praticamente le principali fonti di guadagno che avremo a disposizione all'interno della battaglia. Quindi questa è una cosa molto molto importante. E perché vi dico questo? Perché il boss, che in questo caso appunto è Kafka, addirittura a livello 60, quindi diciamo 10 livelli più in alto rispetto a me, guadagnerà un damage bonus, praticamente avrà la possibilità di guadagnare un damage bonus ogni qualvolta il nostro personaggio o i nostri personaggi subiranno danno da shock. Quindi quando avranno il loro turno e subiranno il debuff, in questo caso del tuono, che appunto Kafka rappresenta col tuono, e quindi subiscono shock, lei guadagna uno stack di damage plus, quindi ne farà più danni. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo impedire a questi debuff di agire, per cui dobbiamo curarci prontamente e dobbiamo togliere questi debuff quando ce ne sarà occasione. E sia Natasha che Bronya in questo caso lavorano molto bene. Anche 7 marzo potrebbe essere utile, perché lei con lo scudo, quando si sbloccano i tratti, praticamente ha la capacità, per l'appunto, di togliere un debuff dal nostro, diciamo, dal lato personaggio. Quindi va benissimo anche 7 marzo se volete utilizzare 7 marzo. Si potrebbe addirittura utilizzare 7 marzo al posto di Jeopard, paradossalmente. Però io con Jeopard mi trovo molto meglio, perché dando gli scudi a tutti, giustamente, io non ho più il problema e non mi devo neanche organizzare più di tanto per distribuire appunto lo scudo e il cover che 7 marzo mi darebbe soltanto un personaggio alla volta. In questo caso andiamo, e ora io già ovviamente ce li ho sbloccati, perché li ho sbloccati giustamente, ma la cosa importante qui, se volete giocare diciamo in maniera un po' più safe, no, in maniera un po' più tranquilla, è scegliere il patto Abundance. Il patto Abundance in questo mondo aiuta veramente tanto, aiuta perché ci consente innanzitutto di curarci di più, quindi riusciamo comunque a gestire meglio le cure, ma la cosa che vi darà assolutamente soddisfazione nella parte finale è il secondo power up, ovvero la Formation Resonance Anicca, che consente praticamente di rimuovere tutti i debuff e applicare uno stack di Disbanding Evils, che è questo speciale buff. Praticamente questo stack ci consente addirittura di resistere a un debuff per una volta sola, quindi qualora noi dovessimo subire un debuff siamo protetti, quindi Kafka dovrà attaccare più volte per infliggerci i buff, e delle volte non ce li potrà infliggere neanche, quindi saremo noi stessi a prendere un vantaggio. C'è anche da dire che chi possiede Wealth qui consiglio di utilizzarlo. Io non lo sto utilizzando perché mi trovo bene con questo setup, ma potrei togliere il main character per inserire Wealth. E quindi approfittare anche della possibilità di rallentare Kafka e imprigionarla per impedire appunto di farmi del male, quindi impedirle anche di infliggermi dei debuff. Però in questo caso non ne ho bisogno, perché ho comunque un setup abbastanza aggressivo che mi consente comunque di fare anche abbastanza danni. Confermo il patto, e qui adesso la cosa importante è quello di accumulare più abbondanza possibile, quindi qualsiasi carta, qualsiasi roba troviate a prefisso abbondanza, prendetela ad occhi chiusi. Non dovete fare altro che scegliere sempre e solo abbondanza,
andate avanti così e arrivate fino alla fine del boss. Non vi farò vedere ovviamente tutto il trascorso perché durerebbe tanto, vi farò vedere gli elite, vi farò vedere anche i, diciamo, i blessing che ovviamente andrò a prendere, ma le battaglie e tutto il resto le skippo per rendere il video, diciamo, un po' più fruibile. Quindi intanto cominciamo con il curio. Vediamo se siamo fortunati. Benissimo, abbiamo il record from Beyond the Sky. Questo è ottimo come curio se riuscite a sbloccarlo, perché ogni qualvolta si entrerà in battaglia tutti i nostri alleati avranno danno annullato ad esclusione dei dot, quindi se ci breccano e quindi ci infliggono i dot li subiamo, ma tutti i danni diretti e anche i debuff non potranno essere applicati per i primi tre turni, quindi abbiamo la possibilità in un qualche modo di poter buildare fortunatamente il nostro setup, quindi veramente veramente ottimo, lo possiamo prendere questo assolutamente e cominciamo l'esplorazione del piano. Appena arriverò all'elite o comunque alla scelta, in questo caso dei blessing, vi farò vedere la scelta dei blessing e i combattimenti con gli elite fino al boss finale. Quindi a tra poco. Eccoci qua, primo scontro terminato, siamo stati qua abbastanza fortunati, abbiamo ottenuto già il primo patto Abundance, quindi per ogni benedizione Abundance incrementiamo gli HP dei nostri alleati del 5% fino a un massimo di 6 stack, quindi fino a un massimo del 30%. Ovviamente lo prendiamo, però siccome ho sbloccato anche la passiva possiamo scegliere adesso due potenziamenti alla volta, quindi vi consiglio di farlo. Abbiamo la fortuna di trovare un altro Blessing Abundance, quindi va benissimo. Dopo che un personaggio viene curato incrementa la sua velocità del 10% per un turno. Let's go. Ok, andiamo avanti e cerchiamo di buildare il più in fretta possibile il patto Abundance. Eccoci di nuovo qua, altro blessing da ricevere, che però purtroppo non ci ha dato Abundance, quindi resettiamo e neanche in questo caso siamo messi bene, però va bene, prendiamo questo che almeno è 2 stelle e niente, andiamo avanti. Oh, qui siamo stati fortunati. Tra l'altro ce ne abbiamo uno nuovo che ancora non ho preso, ovvero Rebirth. Dopo che un personaggio provvede a curare, ha la capacità di ripristinare il 12% dei massimi HP. E questo è, va bene, ok. E finalmente abbiamo sbloccato già la prima parte fatta Abundance. Quindi siamo andati molto 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 bene. Siamo andati molto 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 bene e adesso possiamo andare avanti. In questo caso vediamo che cosa ci capita. Quindi questo lo voglio tenere in rec. Magari capita qualcosa di interessante. Ok, Insect Net. Va bene, prendiamolo. Oh, ottimo. Ottimo. Altro Abundance 3 stelle. Abbiamo ottenuto anche Insect Net. Infatti spero di beccare il curio che magari mi cambia i curio che abbiamo addosso. Potrebbe essere interessante. Ok, questo lo possiamo prendere. Questo va bene. E adesso andiamo ad affrontare l'elite. Quella è una sorta di risparmio, nel senso ci tiene praticamente a distanza, cioè ci tiene praticamente intrappolati i nostri fragment e poi ce li dà dopo 5 scontri. Quindi qua cerchiamo di disintegrare. Buono il frozen. Qui ovviamente ancora noi non subiamo danni per i primi turni. Breccato. Gli altri sono morti. Benissimo. Doppio frozen. Let's go.
This battle is unavoidable. You're made to be broken. In the name of Landa, a will forged in ice. Esatto, prendiamoci gli scudi perché sennò ci fa male. Almeno ci brecca, però. You have to make it quick. Nice. Oh, perfetto. Andiamo ancora di Abundance. E qui cosa abbiamo? Sealing Walks of Destruction. Peccato. Prendiamo questo, che è ottimo. Ok, ok. Stiamo andando discretamente bene, in realtà. Prendiamo qualche altro personaggio. Ne prendiamo giusto Welt. Nel caso dovesse andare male la mia situazione, ma non dovremmo avere grossi problemi. Ok, prendiamo un Curio. Ah, questi sono nuovi addirittura. Dopo essere entrati in battaglia c'è un 100% di fixed chance di infliggere al nemico una debolezza del stesso tipo. Of the same type as allies currently on the field. This weakness, quindi in base a tutti gli alleati che abbiamo sul terreno, infligge la weakness 3 turni. Oppure, ah, questo sì, se non moriamo, sì, ok. Dice l'esplorazione non finisce se venite sconfitti da un'elite, ma praticamente ci dà l'incontro vinto e possiamo andare avanti. Ok, proseguiamo e ci becchiamo dopo. Ok, ci sta andando veramente veramente bene, perché stiamo ottenendo praticamente tutti i blessing Abundance. Qua resettiamo. Ok, mettiamo questo, così possiamo congelare di più. Oh, e qui finalmente possiamo scegliere il nostro power up ideale. Quindi finalmente abbiamo già raggiunto il setup corretto. Adesso possiamo o continuare a potenziare Abundance, oppure cerchiamo di costruire una strategia un po' più alternativa. Vediamo che cosa riesco a fare. Qui situazione diversa. Questa però è ottima come Hunt. E qua continuiamo. A questo punto andiamo avanti con il nostro obiettivo. E stiamo andando piuttosto bene. Wow, incredibile. Stiamo andando troppo bene. È pazzesca sta roba. Non mi era mai successo. Qui adesso dove vado? Andiamo di qua. Così magari ora incontriamo il doppio boss e siamo a posto. Allora, obtain one blessing of preservation. Enter a battle, obtain all rewards. Ma assolutamente sì. Rischiamo. Oh merdish. Questi sono infamissimi però. Sono super infamissimi sti nemici. Let's go. Let's make it quick. Hold your breath. Retribution. Allora, questa sarebbe tra l'altro anche un'occasione buona per iniziare ad utilizzare il nostro come dire, il nostro blessing in realtà. Però fortunatamente li possiamo breccare, quindi. Naughty child.
name of Lenda, will forged in ice, never falters. Si possono fare dei bei setup con questi patti. Ah, vedi, anche dal sacco AOE vale il punishment. Non pensavo. Ok, qui è arrivato il momento. Esatto. Purifichiamoci. Ok, non stiamo andando male. You have my gratitude. Let's make it quick. This ends here. Sì, il problema è che anche dall'AOE. That's better. You have my gratitude. In the name of Landau, a will forged in ice never falters. Retribution. Rules are made to be broken. This is our chance. Ed il fatto di prendere i turni di fila è ottimo. Facciamo un sacco di danni. Sì, siamo buildati decisamente bene. Sì, sì, assolutamente, stiamo facendo un grandissimo lavoro. Quake damage, questo è comodissimo. Questo va benissimo. Perfetto. Nemico elite. Eccolo lì il nostro amichetto. Non siamo molto lontani dal boss, eh. Ok, mi avevano chiamato al telefono. This ends here. In the name of Lando, will forged in ice. Never falters. Veramente, penso che neanche nella prima run ho avuto una fortuna del genere nel buildare il setup proprio del, diciamo, perché veramente ho preso delle combo pazzesche. Diciamo che la cosa importante è comunque gestire attacco e difesa, come sempre. Però vedete, i dot comunque sia, bisogna fare attenzione. Dot in questo stage sono ovviamente il pericolo numero uno. We've entered the storm.
Baffiamoci sempre a tempesta proprio. Proprio delle macchinette dobbiamo essere. Ecco perché per me la modalità del simulator di Universe è la più bella che c'è al momento nel gioco, perché ti consente comunque di vedere i personaggi e di giocare anche i personaggi in un'ottica diversa e anche farti vedere il potenziale delle volte di alcuni personaggi. Proprio è la cosa bella proprio di questa modalità di gioco, è esattamente questo. Allora, non sprechiamo il blessing, che tanto non ce n'è bisogno. Possiamo andare tranquillamente avanti così. Facciamo decisamente tanti danni, quindi possiamo tranquillamente andare avanti. Yes. Oh. Remembrance. Ah, Fortune Glue. Vabbè, no, non la prendiamo, dai. Prendiamo questa che mi manca. Anche se Fortune Glue, assolutamente sì, ragazzi. Ve l'ho detto, se vi capita Fortune Glue, è praticamente il primo pick da prendere obbligatoriamente. Allora, download, chi ci portiamo? Vabbè, portiamo gli Unchained, ma tanto non li utilizzeremo perché non ne abbiamo bisogno. Potrei anche provare a cambiare wealth per il mio main character in questo caso, perché sono messo veramente, veramente bene. Vabbè, prendiamo questo, anche se in realtà non mi interessa più di tanto. Siamo praticamente alla fine, ragazzi, ci siamo, eh? Questa è l'ultima fase, quindi ci vediamo tra poco. Eh già, ragazzi, addirittura terzo potenziamento. After Path Resonance Energy is consumed for the first time in battle. Ah, vabbè, questo sì. Questo può essere utilizzato una volta per battaglia. No, prendiamoci questo. Ok, ragazzi, siamo praticamente alla fine. Siamo riusciti praticamente ad arrivare praticamente alla fine. Va bene, utilizziamo questo. No, mettiamo questo. E va bene così. Questa è l'ultima zona di potenziamento e tutto, perché siamo praticamente di fronte al boss. Vabbè, portiamoci Himeko, ma tanto non cambieremo nulla. Con lei non possiamo fare nulla. Ragazzi, ci siamo. Boss fight. Ovviamente buffatevi quando potete buffarmi. E ragazzi, si comincia. Cosa importante, vi ricordo, non permettere di accumulare stack di shock, in modo tale che Kafka non possa aumentare il suo power up. All'inizio siamo coperti perché non possiamo essere debuffati, quindi va benissimo questo. Ci dà, diciamo, un piccolo vantaggio per setappare. Eliminiamo anche le guardie che sono un po' fastidiose. Abbiamo anche l'effect resistance down che infliggiamo all'avversario, che è ottima, perché può capitare che possiamo in un qualche modo paralizzarla. Vedete, attacchiamo di continuo. Controllate sempre gli effetti sotto, buff e debuff, perché
Non dobbiamo permetterle di debuffarci. Ho sbagliato a premere, mannaia. You have my gratitude. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Let's go. Ready? Ecco qua, vedete? Bronia ha preso uno stack di shock, quindi... In questo caso noi togliamo da Bronia e poi curiamo anche Jeppard. Quindi lei non è riuscita, cioè ha fatto soltanto uno stack, ma non ne potrà prendere più perché lei lo infligge e prende uno stack, però se noi subiamo il danno ne prende uno in più. Quindi cerchiamo di non subirne. Ecco qua, curiamolo. Non voglio utilizzare ancora il patto perché la prima fase di per sé è abbastanza semplice in realtà, quindi la possiamo gestire abbastanza tranquillamente. Vedete, cioè non c'è grosso pericolo per quanto riguarda la prima fase, è molto easy. Eccoci qua, seconda fase. Ok, e qua adesso ci curiamo. Che cosa ha fatto lei? Vedete adesso nella turnazione, praticamente qui a sinistra dove c'è questo ragno? Ecco, lei ha inflitto praticamente la pressione psicologica. Questa pressione psicologica è un debuff speciale che però può essere tolto. Se ovviamente noi non dovessimo toglierlo, subiremo dei grossi danni e, se non ricordo male, anche confusione applicata praticamente direttamente, no? Quindi il consiglio è quello di utilizzare appunto il patto dell'abundance proprio quando lei infligge questo status, in modo tale da praticamente evitare di subire altri danni. Ok, qui mi ha messo praticamente, vedete? E ora praticamente io che ho utilizzato il patto, vedete? Si rifà da solo. Quindi praticamente ho una sorta di dispel o comunque una sorta di esuna continua. Vedete, appena arrivate a questo punto, ragazzi, io potrei tranquillamente lasciare in auto adesso. Che è esattamente la cosa che potrei fare per farvi vedere come... Come adesso, grazie a questo potenziamento di Abundance, noi abbiamo reso completamente inoffensivo il boss. Vedete? È scattato l'attacco speciale, ma nessuno era debuffato. Qui scatta la cura. Anzi, l'abbiamo fatta noi questa qui. Questa era la R che tecnicamente abbiamo fatto noi. E non contenti, scatta di nuovo. Accumuliamo anche gli stack di protezione dal debuff e quindi lei praticamente non può fare più nulla. Ecco, ora in questo caso ci ha rimesso il debuff di pressione psicologica. Con Bronia l'abbiamo tolto, ma qui praticamente ci curiamo da soli. Ragazzi, è così, è finita. Kafka non ha più la possibilità di potersi buffare. Non ha più la possibilità di potersi... Cioè non ha la possibilità di fare nient'altro. E quindi è completamente inerme. Arrivati a questo punto è completamente inerme. Quindi è proprio soggetta ai nostri attacchi. Questo è il metodo proprio più semplice. Ed è anche il metodo che il gioco stesso comunque vi consiglia di utilizzare, perché appunto questo mondo si basa proprio ed esclusivamente su questo concetto, ovvero sull'abundance e sulla rimozione dei debuff. Cioè proprio è fatto appositamente questo mondo. Infatti il patto abundance si sblocca esattamente in questo mondo proprio per questo motivo, perché appunto vi dice il gioco: to, utilizzate il patto abundance perché dovete utilizzarlo qua e dovete scoprire che cosa è in grado di fare qua. Vedete, poi tra l'altro Bronia esuna anche con la sua skill, quindi diciamo che a prescindere da tutto
E poi comunque, come potete notare, abbiamo anche la benedizione che si attiva esattamente prima del suo attacco. Quindi, vedete, abbiamo la possibilità di poterci liberare da tutti i debuff da soli. Una volta fatto questo, vedete, lei ha praticamente un solo stack di power up, perché praticamente non è più riuscita a debuffare, non è più riuscita a fare nulla. Quindi non fa neanche danno praticamente, non ci leva niente. Ed è completamente morto. Niente, battaglia finita. E qui abbiamo completato anche il mondo numero 5. Con una facilità estrema grazie al patto Abundance, che qui è veramente il counter perfetto che consiglierei a tutti quelli che non solo hanno difficoltà, ma che al tempo stesso magari vogliono prima prendere le ricompense e poi decidere che cosa fare. Quindi usciamo. Sì, possiamo uscire. Non devo prendere relics perché le ho già prese. E qui, a parte, abbiamo sbloccato anche un obiettivo. E qui, come potete vedere, questo è il nostro setup che ci ha permesso di vincere in questa modalità. Ovviamente, per chi non possiede gli stessi personaggi, può utilizzare il Traveler o comunque il Trailblazer come tank fuoco al posto di Jeopard, o utilizzare comunque 7 marzo per gli scudi al posto di Bronia, che qui tecnicamente gioca un ruolo un po' più importante, utilizza Dan Hang. Chi ha Welt, utilizzi Welt. Natasha praticamente non si tocca dal party, fino a quando magari non ci saranno altri curatori, Natasha sarà praticamente posto fisso. E poi gli altri ovviamente li potete gestire come volete, tanto con il patto di Abundance potete tranquillamente giocare e potete tranquillamente fare quello che vi pare. Detto ciò, non credo che ci sia altro da aggiungere, spero che il video possa esservi stato utile e noi ci becchiamo ovviamente alla prossima. Bye bye!